Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui nuovamente insieme a Rirante Italia per parlare dell'ultimo set che Konami ha reprintato ultimamente, ovvero Invasione del Caos. Però ovviamente prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jugstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione, bello quel chat. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Wheel e Digimon, poi meglio solo Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon e One Piece, il resto potete pure scartarle, trovate il mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, andiamo all'unboxing e parliamo effettivamente di uno dei set che hanno dato i natali a quello che è il gioco attualmente. Bene, Rayhunter, allora parliamo di questo set. Quando è effettivamente uscito? Beh, questo set esce esclusivamente in America, purtroppo, il primo marzo del 2004. Tra anche l'ultimo set uscito in esclusiva americana, per fortuna, poi tutti gli altri arriveranno contemporaneamente anche da noi. Avrà una ristampa, che ovviamente non è questa, avrà una ristampa nel giugno del 2007, dopo 3 anni, quindi sarà tutto molto più relativo per i formati del tempo del 2007, però ecco, hanno dato luce anche Invasion of Chaos in lingua italiana dopo 3 anni anche da noi. È un set, dobbiamo anche contestualizzare l'uscita, siamo dopo il primo mondiale di Yu-Gi-Oh! E si sta approcciando al secondo. È un'uscita che rivoluziona completamente il gioco, che pone le basi per un un mazzo competitivo al massimo, tant'è che poi ci sarà Chaos Control che dominerà completamente il 2004. E il perché poi adesso te lo lascio spostare a te, perché troverai in questa espansione tantissime carte che utilizzeranno la meccanica della rimozione, 22 in tutto, che non sono decisamente poche e che permettono appunto di attivare degli effetti e di essere giocate semplicemente rimuovendo dei mostri. Quindi questo, ecco, è una nuova meccanica che effettivamente non c'era prima in maniera così pesante, diciamo, e quindi va a creare un mazzo devastante. Tant'è che poi sarà anche l'espansione che obbligherà Konami a rilasciare la prima, non la primissima, però una banned list molto importante, a differenza di quella rilasciata a marzo del 2004. Qui andremo giù molto pesantemente dopo il mondiale del 2004, con tantissime carte bannate che magari, ecco, dopo andiamo a riepilogare. Oh, prima super, prima ricarica. Ricarica. Una carta, secondo me, anche abbastanza interessante. Diciamo che se avevi una mano malata, una mano brutta, ti permetteva un attimo di ricominciare la partita. Soprattutto quando si pescava molto poco al tempo. No, ma la cosa interessante è che comunque i primi set hanno molti rifacimenti all'Egitto, proprio perché dovevano seguire quella che era la serie, dove l'Egitto era il cardine fondante di quella che era la nascita di Yugi, che poi non sarà proprio l'Egitto. È bello il fatto che vengono ripresi sia con i custodi di tombe che con tante carte magia o trappola. Sì, assolutamente. Qui se pensi che per esempio l'ultima stagione dell'anime, come del manga, incentrata esclusivamente sul fatto che Yugi riscopre un po' se stesso, le sue origini, eccetera, e dà anche un epilogo poi, no, tutta la storia sul quale si è fondato Yu-Gi-Oh! È obbligatorio, almeno fino a quando non comparirà GX, avere dei riferimenti poi contestualizzati alla storia. Poi ripetiamo, IOC è l'ultima delle espansioni americane, quindi ne abbiamo lasciato indietro 4 da MFC, PGD, DCR, Dark Crisis, che forse sbusteremo insieme, e quindi tantissimi riferimenti ancora prima per quanto riguarda l'Egitto. Ma più che altro all'interno di questo set quali sono le carte più importanti? Perché mi ricordo il BLS, il CED, poi... A livello competitivo sicuramente il CED e BLS, tant'è che li troviamo come staple, diciamo, nel mazzo del 2004, e CED che verrà subito bandito, e se non sbaglio il BLS è limitato ad 1 immediatamente. Poi carte staple sono praticamente tutte quelle che vanno ad avvantaggiare un mazzo che predilige la rimozione, per esempio Stregone del Caos, che permette di essere evocato molto facilmente rimuovendo
dei mostri luce oscurità, se non sbaglio. Sì, un luce luce oscurità. Era esatto. Praticamente il BLS un pochino depotenziato. Esatto, ci sono solo 4 i mostri che richiedono la rimozione di sia luce che oscurità, mentre le altre 18 carte che fanno parte di questo set, indipendentemente da mostri o magie trappole che vengono rimosse, si attivano. Adesso sfoglio un po' anch'io la mia serie completa, vedo un attimo di incarti, qualche carta staple. Poi abbiamo anche tanti bei supporti per me da segnalare per mazzi di tipo acqua, come Neo Dedalo, che ti auguro di trovare, come carta ultra rara. Anche Dimension Fusion, una carta molto potente per quanto riguarda sì, il formato GOT. Il formato GOT, perché permette la rievocazione dei mostri rimossi dal gioco, così via. Alla fine, guarda, alla fine onestamente CED BLS è il motivo principale per cui si attivano queste bustine. Poi ovviamente, siccome Konami doveva anche limitare un attimo le carte del tempo, anche perché effettivamente erano potenti, vado a elencare qualche altra carta magari che hanno proibito. Buco Nero, per esempio, una staple base, anche 2 di meno, che era la carta base del mazzo Encontro, che ha vinto nel 2003. Carità Graziosa, Spolverino dell'Arpia, Ordine Imperiale, Forza Riflessa, Mostro Resuscitato. Quindi andiamo veramente, Konami va veramente a massacrare questo mazzo del 2004, ma anche del 2003, se uno aveva anche le carte vecchie di un anno. Così come Ray Jackie, Sangan, anche, che faceva quella combo con Strega della Foresta Nera. E poi rimane Bandito, così come dopo il mondiale del 2003, Yatagarada, faceva lo Yata Lock e terminavi così le partite. Ma la cosa divertente è che Yata ce lo siamo ribeccati quanto? Un anno fa? Sì, dopo 20 anni, la carta che è stata bandita per più tempo, penso assolutamente, insieme a delle altre del 2003, per 20 anni carta bandita, e perché? Perché effettivamente aveva un effetto devastante. Perché c'avevi la combo col CED che Yata non faceva pescare e tu col CED avevi mandato top deck l'avversario, quindi esatto. Per l'epoca era una giocata troppo forte. Abbiamo Assorbi Anime, Steel Ship, Bombardamento delle Rovine, aspetta, volevo mettere a fuoco ma impossibile mettere a fuoco. Andiamo avanti, Riciclo, Gorilla Berserk. Berserk. Un 2004 una carta stelle molto, molto forte anche questa sicuramente. E poi Gandora. Tanto fino al formato GOT troveremo all'interno dei mazzi tipo carte che basta che avevano molti punti d'attacco per essere buone. Dall'abile Mago Nero, che era un mostro incantatore di livello 9, a roba come gli Elfi Gemelli anche. Gemelli, sì, beh. Diciamo che ormai il mostro normale da 1.900 o più di 2.000 punti di difesa, 4 stelle, ormai è diventata una regola. Lasciamo stare questi Ojama, che avranno un loro contest, diciamo, avranno un loro archetipo, e supportati da carte magie e carte trappola diventeranno anche un bel mazzo for fun in futuro. Qui volevo aggiungerti piuttosto con Invasion of Chaos, purtroppo è un'espansione che tanto è potente che mette in completa ombra poi l'uscita di Antico Santuario, per esempio, che sì, all'interno contiene veramente se no 2-3 carte di interesse per i giocatori, quindi giustifica anche un attimo la salutazione che c'è stata negli anni di Antico Santuario. Perché? Perché il giocatore che o meglio anche il collezionista, il giocatore più giocatore e collezionista voleva spendere 4 euro di bustina al tempo, non andava certo a comprarsi Antico Santuario, ma andava a prendersi Legion of Chaos, perché aveva a disposizione delle carte che potevano fare la differenza in un duello. No, poi c'è stata la banned list e lì poi è caduto un sistema, basta andare a vedere il mazzo che ha vinto il mondiale nel 2005 e ti rendi conto effettivamente di quanto poi è cambiato tutto quanto. Sì, ma adesso una cosa stupida, anche l'entrata nel gioco di una carta come Cyber Drago, successivamente ovviamente con CRV mi sembra. Ah, sì? Cambiato totalmente i modi di giocare. Fino a GOT, diciamo, era più mappazzone di tanta roba. Dall'uscita successiva si inizia a archetipizzare ogni singolo mazzo. Sì, sono completamente d'accordo. Cambiano le meccaniche, si attribuisce più valore a un mazzo, come hai detto, più nato archetipizzato. Così, giustamente. Ah, bello, Cast Rider. Molto bello. Super, la seconda super, giusto? Sì, dopo ricarica. Speriamo di trovare la secret buona di questa espansione. Visto che speriamo il contrario del CED, purtroppo è una delle carte secret più svalutate di sempre. Invader of Darkness, bello, peccato perché è un bellissimo artwork, però non ha nessun effetto utile, se non sbaglio. Fino a quando questa carta rimane scoperta sul terreno, il tuo avversario non può attivare
forte magia rapida. Vabbè, va a negarti Tifone, però comunque in 2009 per due tributi, quindi sì, tanto vale mettere giù BLS direttamente. Ma guarda, adesso volevo dire una cosa. La carta tipo Cuore del Perdente, hanno utilizzato nell'artwork una figura molto simile a Joy, perché effettivamente lui è quello che nel pratico non è bravo, ma ci mette talmente tanta cuore e energia che comunque riesce a vincere la partita. Sì, sì, beh, personaggio sicuramente che all'interno dell'anime e del manga ha un'evoluzione molto più rispetto anche stesso a Yugi, per esempio. Sì. Lui parte dalle basi, lui non ha nessun superpotere, ovvero non può farsi aiutare da nessun altro sé come Yugi, e quindi solo sulle sue forze. Beh, dimostra è anche un po' di così, va anche a stimolare quei duellanti che magari non erano tanto bravi, ma alla fine, ecco, con un po' di impegno, un po' di fortuna, alla fine ce la potevano fare anche loro, capito? Sì. È sempre anche un messaggio indirizzato poi ai giocatori e a chi era dall'altra parte dello schermo. No, su questo sono d'accordo. Poi c'è un'altra carta, Manju, che l'avevo tenuta da parte, e con l'entrata di Manju all'interno del gioco, almeno adesso, perché prima non si giocava, però si è potuto montare Chaos Relinquished, che praticamente è un mazzo Got che sfrutta lui e Relinquished, in quanto con lui serci il mostro oscurità, che è abbandono, e quindi praticamente hai sia il target luce che oscurità in mano per poter poi calare BLS. Poi ovvio, il Relinquished o lo evochi tramite rituale o lo evochi o lo scarti con tipo fratturare Jackie o carte simili, però effettivamente dava ai Natali a un mazzo che è nato solamente ultimamente. Bellissimo, fondamentale anche per i mazzi for fun di tipo rituale, sicuramente. Sì. Insieme al cielo sonico che abbiamo visto in SDM eccetera, diventa fondamentale anche questo. No, ma nel pratico Manju l'abbiamo visto in mazzi come Necroz, che tipo uscì nel 2016. In Drytron mi sembra di no, non ne sono sicuro. Non so se c'era qualcosa che già serciava, quindi non serviva. Però effettivamente è una carta che per i mazzi rituali torna sempre, qualsiasi meta e anche con le varie evoluzioni. Allora, Ti do un'altra curiosità. Città, sperando di trovare il BLS in questa bustina. SDM, Soprano della Magia, Invasion of Chaos e Antico Sampario, l'espansione successiva, saranno gli unici set di Duel Monster che non contengono all'interno Fusione. Infatti qui non ne troveremo nessuna. Non ci sono fusioni perché appunto viene abbandonata questa vecchia meccanica di gioco per lasciare spazio a questa nuova delle rimozioni. Ok, quindi qui dentro purtroppo non troviamo nessun mostro fusione come se era partito da LDD. Una cosa che effettivamente non abbiamo detto nei vecchi video è che a un certo punto nella lingua inglese cambia la dicitura, che inizialmente le carte avevano scritto Magic Card, che era un rifacimento un po' a Magic, e poi diventano le Spell Card, probabilmente perché c'era stata denuncina da parte di Magic, fondamentalmente. Ma sì, l'espansione si chiamava Magic Ruler, e sulla scritta di ogni carta magia c'era appunto Magic Card. Sicuramente nulla di intenzionato a fare del plagio a Magic o a mettere in confusione ovviamente gli acquirenti del prodotto. Però ecco, sicuramente qualcuno si sarà lamentato, che abbiamo Frid, molto bello, super. Sì. E sicuramente qualcuno magari si sarà un attimo lamentato, e da lì poi anche la stessa espansione è diventata Spell Ruler e cambiò anche il codice diventando SRL e non più MRL, e sulle ogni carte magia trovavamo poi scritto appunto Spell Card, se non sbaglio. Ma questo succede dalla prima edizione alla seconda o da un'espansione all'altra? Allora, tutta la prima edizione di Magic Ruler troverà appunto Magic Card sulla carta magia. La prima ristampa, che tipo si trovava all'interno dei teen, anch'essa avrà Magic Card. Le successive ristampe di Magic Ruler avranno Spell Card. Un altro Berserk, bello, interessante. E Grusaka. Allora, nel pratico poi, effettivamente, come abbiamo già detto, qua dentro possiamo trovare il Ched. Il Ched è stato ristampato varie volte. Effettivamente, secondo me, viene molto svalutato quello che sta all'interno di questo set, proprio perché è stato fatto Ultimate in duelli Spaccaiba. Poi è stato riprintato anche Ultimate col bordino sempre Ultimate. E secondo me quella che si trova qua dentro è passata molto in secondo piano, che anche se secondo me risulta la più bella
fondamentalmente. Il Zed, come tantissime altre carte, ha avuto tantissime ristampe, quindi poi hanno avuto anche se all'inizio magari si ristampava la carta dandole una rarità minore, ecco che magari con appunto degli spaccaiba gli hanno dato l'ultimate, che può essere dal punto di vista, eccola qui la prima ultra, questa bella Dimension Fusion, molto bella, e penso sia anche tra le più quotate. Sì, ancora sì. Oggi, se non sbaglio, penso sia almeno una ventina. Almeno ti ripaghi un pochino il box. Stavo dicendo, poi il valore delle carte si rifà anche un po' all'acquirente, no? Nel senso che se è più bella, ritenuta più bella quella Ultimate da giocare in formato Go, avrà un prezzo maggiore quella Ultimate. Ovvio che, così come ogni carta ristampata, perde di valore quella originale. Sì. Comunque non si poteva giocare nel formato GOT, ma nel formato prima, perché il CED già all'epoca era bandito, per sicurezza meglio dirlo. E poi volevo fare un disclaim su fusione dimensionale, che abbiamo Signora Guerriera DD e Guerriero DD, se non ricordo male. Esatto. Sono due personaggi che poi troveremo in tantissimi artwork, se poi li vai a cercare. Sì. Artwork che poi vengono ripresi come personaggi principali in artwork di altre carte che hanno il tema della rimozione. Tipo ad esempio, se non ricordo male, li abbiamo in Ritorno dall'Alta Dimensione, carta fortissima che si gioca in Edison. Esatto, Ritorno dall'Alta Dimensione, poi più andiamo avanti e più vengono appunto spalmati questi personaggi. Ma così come anche Freed, per esempio, viene ripreso tante volte nelle carte magiche e trappola di tipo guerriero e via dicendo, insomma. Ma perché ci sono delle carte che sono rimaste proprio iconiche nel gioco. Freed un po' meno, però è stato riutilizzato. Ma per dire, Signora Guerriera DD è una carta che nel pratico tutti conoscono. La carta ha migliaia di ristampe e quindi effettivamente, diciamo, ne ampliano la lore. Il fatto che loro possono viaggiare nel pratico tra dimensioni differenti, che sono quella del terreno, quella delle rimosse e il cimitero. Verissimo. Poi vabbè, tutti quegli artwork collegati poi all'archetico, come per esempio il Giama, visto che li abbiamo in questa espansione. Sì. Non si contano nemmeno quelle. È bello anche vedere anche ripresi poi i personaggi, no? Che fanno parte di quegli archetti. Ci manca una ultra, la Secret, speriamo. Vabbè, le bustine ce l'abbiamo ancora abbastanza, sì. Ci possiamo ancora credere di beccare la Secret, che sarebbe abbastanza buona. Ah, un'altra curiosità, intanto, in questa espansione ci sarà, se non sbaglio, Zork. Sì. Lo troviamo in DTR, se non sbaglio. Ok. Fammi controllare. Come minimo lo trovo adesso. Levia Dragone. Levia Dragone, che dicevi. Esatto. La carta più forte per tutti i mazzi tipo acqua, sicuramente, visto l'effetto anche molto forte. Che poi ovviamente va a braccetto con Umi, ovviamente. Sì. La carta base Umi per tutti i mostri tipo acqua. Che nel pratico poi questo archetipo Levia Dragone o Dedalo, chiamatelo come volete, è stato ripreso perché è stato fatto anche uno structure successivamente, che se non sbaglio dovrebbe essere tipo SD5, una roba del genere. E erano uscite sia quello con il dragone Dedalo e poi anche una versione fuoco. Sì, era il mazzo così, lo structure deck appunto il numero 4, se non sbaglio. Il 5 sarà quello di tipo fuoco, e appunto mazzo molto bello con Neo Dedalo, ancora più potente rispetto a Dedalo. E belli anche quei mazzi, perché erano molto legati al proprio archetto. No, ma il fatto che siano usciti uno di seguito all'altro di due tipi che nel pratico scontano, perché uno è acqua e uno fuoco. Esatto, poi hanno fatto anche qualche espansione così promo, che erano tutti e due mazzi insieme. Era un bel starter appunto per iniziare a giocare anche in quel periodo. Sì. Poi eravamo più o meno agli inizi di GX, lì eravamo tra la fine di Duel Monsters e GX, se non sbaglio. Sì, un po' essere, perché se non ricordo male, poi sempre in quel periodo esce anche lo structure deck di Genesi Vampira. Quello sarà il 2, okay. Sarà in pieno rilascio delle ultime espansioni di Duel Monsters. E il primo in assoluto sarà Ruggito del Drago con Drago Scuro Occhi Rossi. Un mazzo che ho comprato anche io al tempo. Era effettivamente bellissimo. Però sì, c'erano tante carte che ero abituato a vedere poi in versione comune, ma non per questo sminuiva un bel mazzo di tipo drago. Comunque, questa carta Fenrir è stata ripresa per un mazzo che è uscito ultimamente, che si chiama Kashtira. Che la carta più forte si chiama proprio Fenrir Kashtira, che sono dei mostri di livello 7. Poi, tipo, nel corso dell'anno sono uscite anche le carte
Shizu, che praticamente riprendevano le vecchie carte che Shizu giocava all'interno del suo mazzo nell'anime. Quindi diciamo che molto spesso Konami riprende cose che ha già fatto e le ripropone in salsa nuova, anche se effettivamente non te ne rendi conto, perché può riprendere veramente un mostro passato in sordina come lo è stato Ferry. Poi quando sbusti di T7 ti rendi conto che, ah cazzo, forse la Konami si è autocitata. Quante volte questo discorso vale con Yu-Gi-Oh! Poi alla fine, perché veramente ne ha fatto della ristampa, ne ha fatto una regola, Konami delle riprese, ne ha fatta anche quella una regola. Purtroppo quando vuoi buttare fuori così tante espansioni in un periodo storico relativamente ridotto, è normale che poi devi riciclare qualcosa, altrimenti finisce tutto troppo presto. No, più che altro alla fine, la navicella spia di D, altra carta del mazzo rimozione. Diciamo che la carta più forte di questo mazzo effettivamente non era ancora uscita, perché quella che darà proprio il plus al mazzo, che si fonderà poi con quello che è che sono i Monarca, con la creazione di Macro Monarca, è il sopravvissuto di D, che praticamente rientrava in continuazione ogni volta che veniva rimosso. Con Macro e Fissure sul terreno problema non c'era. Corriero di D lo troviamo, se non sbaglio, nella TP7, se non erro, con il pack set. Adesso non mi ricordo quando esce effettivamente, ma non penso che sia molto distante dall'uscita di Invasion of Darkness. Più che altro vado a vedere se era limitata, Guerriero DD. Guarda, posso fare anche una cosa bella, del tipo tirarlo fuori Ultimate adesso? Non mi risulta limitata, forse perché appunto non era ancora uscita. Andiamo a vedere la banned list della 2005. Guarda chi è. Molto bella. Ah no, scusami, questo uscirà appunto dopo. Sì, in TLM, sicuramente. TLM, esatto. Perché ero sicuro, esatto, del set, però non sapevo se era uscito anche da CP. Uscirà in GX, il primo uscito di GX, certo. Ma stavo pensando al guerriero DD della TP7. Questo è sopravvissuto, sì, mi sono confuso un attimo. Però è una carta incredibile, veramente bella. Vabbè, a parte la rarità Ultimate, che avvalora per me qualsiasi carta, anche la più anche la meno quotata. Poi contestualizzato diventa una carta sicuramente molto importante. Sì, sono d'accordo. Più che altro perché aveva un suo senso, non era un ultimate a caso. È un ultimate che effettivamente è stata giocata molto, almeno a quei tempi. Questo avvalora anche dal punto di vista collezionistico il fatto che si possa trovare Near Mint rispetto, ecco, ad altre condizioni. Perché se una carta era importante per l'epoca e veniva giocata tanto, normale che è più facile trovarla rovinata al giorno d'oggi. Comunque abbiamo passato in pacchi fiammeggianti, che effettivamente mi è stato detto che c'è una lore dietro. E ragazzi, se la volete, ragazzi, mettete mi piace, vedo se c'ho voglia ve la propongo. Triceratopo oscuro e Granadora. Abbiamo tre pacchetti e ci deve essere una secret, speriamo. Altrimenti deve abbiamo finito. Deve saltare fuori. Bellissimo, a me l'archetipo in pacchi piace tantissimo. Secondo me avrebbe potuto farci più carte dedicate, magari anche un mazzo for fun intorno, ci poteva girare, perché alla fine di macchina, alla fine, almeno a mia memoria, abbiamo solo gli ingranaggi antichi per tutta l'era Duel Monsters e GX. Quindi è un peccato, secondo me, che non ci sia valorato anche, visto che ce ne sono tanti di mostre macchine, alla fine non ci sia valorato anche questo archetipo. Ma più che altro io ho visto che anche collezionisticamente l'impacchi carbone, che è quella Ultimate, è salita moltissimo di prezzo, perché per quanto sia stata così rilevante, comunque è una carta che è piaciuta molto. Certo, beh, i mostri normali Ultimate hanno sicuramente per me un altro tipo di impatto visivo rispetto a quelli con effetto, forse perché ci siamo abituati a vederli quelli con effetto, ci fa ancora un po' strano vedere quelli normali. Il giallo poi magari risalta un po' di più, e quindi ecco fatto che una carta anche dall'artwork molto bello come impacchi carbone. Scusami, mi ero un po' distratto. Abbiamo trovato il Ched, molto bene. No, finisci, bello. Poi vediamo il Ched. No, nulla, mi dispiace che non abbiano fatto un archetipo per impacchi, perché effettivamente, a parte che sono solo quattro, capisco, però potevano farne anche qualcuno. Dai, godiamoci questo Ched. No. Te dirò, diciamo che la foilatura sembra più vecchia rispetto ad altre carte. Cioè, si vede che ci hanno lavorato un pochino, meno male. No, mi fa molto piacere perché rende veramente tanto. Più del BLS. Il BLS l'ho visto e sembra una ristampa nuovissima.
il CED ha il suo perché. La realtà ultra o secret, per fortuna, ancora oggi si differenzia abbastanza. Bello, sono contento, abbiamo sbancato, dai, anche con questa espansione. Oh, abbiamo trovato effettivamente la carta più costosa del set, tanto penso che sopra il CED non ci sia nient'altro. Il CED e il BLR. Sì, la diffusione dimensionale non so quanto venga valutata, visto che anche qui se ne abbiamo infinite ristampe, quindi sì, CED sicuramente sopra tutte. Tanto ragazzi, vi avrò lasciato il prezzo qua sotto, quindi non vi preoccupate. Allora, poi abbiamo grana d'ora, moltiplicazione di formiche, a prescindere adesso non c'è più niente, tanto le ultra le abbiamo trovate, le secret le abbiamo trovate, le super pure, quindi... Beh, magari è un box misprint e trovi un pacchetto con tutti i CED dentro. Sì, volo. Ma guarda, una volta ho aperto un box abbastanza recente, dentro mi sono usciti tutti i pacchetti misprintati, praticamente il bordo grigio arrivava fino quassù. Poi ho detto dai, apriamoli, chi se ne frega. Poteva uscire la prisma, quindi sono fatto ingolosire. Ho già Mauragano, come parlavamo prima, sono carte sempre con gli artwork degli Ojama. Dispositivo, e per concludere, niente, l'uccello fortivo, avidità del caos, distorsione dimensionale, emerge un eroe, che comunque è una carta che compare in GX, tranne l'abbiano messa così presto, ma vabbè. E va bene, Rerunter, abbiamo finito questa serie, per adesso, forse, perché, ragazzi, teoricamente manca ancora un'espansione di cui parlare, ovvero Dark Crisis. Vi dico, se questo video raggiunge centinaia di mi piace, forse comprerò 24 bustine di Dark Crisis, e già sudo, perché sono tipo 6 euro a bustina, forse meno, forse mezzo box comunque. E andremo a parlare ovviamente anche di quell'espansione. Nel caso, fatemi sapere qua sotto nei commenti se la volete. Ovviamente, ragazzi, vi ringrazio dei risultati che ho ottenuto questa serie, ovviamente ringrazio anche Rerunter per avermi sopportato durante... Grazie. Durante queste settimane. E noi, ragazzi, ci rivediamo domani, sempre qua. Ah, ovviamente la guida di Rerunter la trovate in descrizione, se volete comprarla. Detto questo, noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.